Gwendalina Canessa insulta Andrea Damante in difesa di Giulia Dell'Ellis. La fine della storia tra Giulia e Andrea ha lasciato sbigottito tutto il mondo dello spettacolo, tanto che ieri anche Gwendalina Canessa ha espresso la sua opinione a riguardo, scagliandosi duramente contro Andrea Damante in difesa di Giulia Dell'Ellis. L'ex concorrente del Grande Fratello, attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories, ha dichiarato infatti di voler parlare dei traditori, ed in particolar modo del traditore per eccellenza, ovvero il famoso DJ. Gwendalina è poi passata subito all'attacco. E la Canessa ha concluso il discorso affermando più volte l'insulto dichiarato ad inizio discorso nei confronti di Andrea. L'ex cronista di Uomini e Donne ha replicato alle parole dette dalla Canessa in modo molto originale e bizzarro, che però non è stato capito dai suoi fan. Andrea ha infatti caricato recentemente un video in cui canta e balla La cintura di Alvaro Soler, taggando Gwendalina nel video. Andrea Damante replica a Gwendalina Canessa dopo la difesa di Giulia Dell'Ellis. Cosa avrà mai voluto dire Andrea Damante nei confronti di Gwendalina Canessa? L'ex coinquilina del Grande Fratello non è stata certamente l'unica a esprimere il suo supporto a Giulia Dell'Ellis, cosa fa pensare che la teoria del tradimento da parte del ragazzo sia sempre più plausibile. Dopo un periodo di silenzio, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato la sua frecciata velenosa all'ex fidanzato rispondendo a un commento scritto a un suo fan. L'utente ha infatti chiesto alla Dell'Ellis perché avesse smesso di seguire su Instagram la mamma di Andrea, e se per caso ci fosse una minima possibilità di ritorno con lui. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha risposto lapidaria che in questa situazione a nessuno converrebbe parlare, mentre se lo facesse lei potrebbe addirittura disintegrare volti. Giulia ha anche aggiunto che Damante la rivedrà l'anno del mai, confermando quindi la sua rabbia nei suoi confronti. Che cosa è successo veramente tra Andrea e Giulia? E cosa voleva dire la Dell'Ellis con quelle parole? Dopo una relazione nata tra i media e portata avanti con successo sui social, molti si aspettavano infatti che Giulia rompesse finalmente il silenzio, e dichiarasse una volta per tutte che cosa fosse effettivamente accaduto.